E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a recensire il Cattiva Condotta, cannone portatile che è stato aggiunto con l'espansione I Rinnegati. Premetto subito che se non sapete come ottenere quest'arma, trovate la guida completa alla quest in fondo al video. Partiamo subito dal perk esotico di quest'arma. Questo cannone portatile è in grado di sparare degli slug appiccicosi che esplodono quando raggiungono la quantità di 5 proiettili sullo stesso bersaglio. Questa esplosione causa un danno totale equivalente al 175% di un danno critico. Inoltre possiede anche un secondo perk. Questo gli fornisce un moltiplicatore di 1,33 contro i corrotti e gli invasori in azzardo. Parliamo adesso dell'applicazione generale di quest'arma in PvE e in PvP. Partendo dal PvE, questa è molto utile per pulire contro i corrotti. Proprio perché possiede questo moltiplicatore, i danni contro i corrotti sono molto più efficaci. Inoltre dà il meglio di sé se usata in squadra. Infatti se saremmo i soli ad utilizzare la cattiva condotta, serviranno 5 dei nostri proiettili per far esplodere il nemico. Se la utilizzeremo invece insieme ad altri guardiani, raggiungeremo la quantità di 5 proiettili molto più velocemente e le esplosioni saranno molto più frequenti. Tuttavia, anche massimizzando il danno, il DPS rimane comunque inferiore ad armi come il simulatore o il sussurro del verme. Per quanto riguarda il PvP, invece, questo è praticamente buono quanto qualsiasi altro cannone portatile, se non fosse che il perk spesso ci aiuta e infatti ci permette di uccidere il nemico in massimo 5 colpi. Il danno che l'arma causa in crogiolo infatti è di 57 in testa e di 39 al corpo, il che vuol dire che con 4 colpi in testa uccidiamo e che con 5 colpi al corpo effettuiamo un danno di 195, che poi viene completato dall'esplosione dei proiettili. Il rinculo di quest'arma inoltre è veramente molto molto basso, se non addirittura inesistente. Ha una media velocità di ricarica, un medio impatto, una gittata medio-alta, un caricatore di 15 colpi e una cadenza di 180 colpi al minuto. Vorrei soffermarmi adesso sull'utilizzo di quest'arma in azzardo, infatti questa è stata proprio creata appositamente per questa attività. A mio parere è molto comoda contro gli assedianti e soprattutto contro gli invasori. Infatti il perk che ci fornisce il moltiplicatore di 1,33 ci permette di fare gli invasori 77 in testa e 52 al corpo. Questo significa che riusciamo a uccidere con 3 colpi in testa e con 4 al corpo. Perk che, se riusciamo ad avvicinarci abbastanza per evitare un colpo di simulatore, è veramente molto utile. Quindi ragazzi, questa era la recensione del Cattiva Condotta, cannone portatile aggiunto con l'espansione I Rinnegati. Io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividete, lo dico a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul. E la tua luce è mia.